Popolo della street photography, facciamo un video, questo, nel quale parliamo dei nostri desideri per il 2025, delle camere che non esistono e che le case invece potrebbero inserire in gamma e quindi trovarci poi nelle nostre tasche, nei nostri zaini, oppure andare in giro anche un po' per i viaggi a fotografare con nuovi modelli che noi desideriamo. È un video fatto di sogni, però poi si sa che cosa succede. I sogni poi magari sono visti dai brand, prendono spunto e su tecnologie esistenti potrebbero restituirci le macchine che noi desideriamo. Quindi è fondamentale, oltre al video ben fatto e mi auguro di farlo bene, di avere commenti sotto che siano chiari, come se parlassimo ai 5 brand che ho individuato. Sì, perché parliamo di 5 macchine per 5 brand e quindi io direi subito, iniziamo. Street photographer napoletano, uso sempre le macchine fotografiche e tra le altre cose lo faccio a Napoli dappertutto, infatti io dico Francesco Verolino, street photographer napoletano. È vera questa cosa, verissima, anche se di solito io vado in giro, 16-17 sarò a Milano, allora lo ripeto perché il 16 io presenterò il mio libro, ma devo dire la verità. È un'occasione per poter incontrare gli amici milanesi e quindi prendere un caffè tutti quanti insieme, fare quattro chiacchiere, quindi secondo me è una cosa simpatica. Poi dopo avrò il workshop, però è un altro discorso, però mi fa molto piacere incontrarvi. Se siete a Milano di sabato mattina, volete passare una giornata differente, Istituto Italiano di Fotografia, venite da noi perché sarà simpatico. E quindi c'è questa cosa di Milano 16-17, però in cantiere tantissimi fatti, quindi questo è secondo me un canale realmente da seguire, ora al di là di volermi fare contento con l'iscrizione e con la campanella anche. Detto questo, io non mi perderei in chiacchiere e inizierei subito con questo percorso fatto di 5 desideri su 5 brand e quindi io inizierei da questa. Questa è la Ricoh GR3 liscia, quella che io chiamo liscia, non è né HDF né X, però io parlo in generale della Ricoh GR3 e diciamo sto ipotizzando una Ricoh GR4. Quando ipotizzo e desidero una Ricoh GR4 c'è una rispondenza rispetto a fatti oggettivi come per esempio quello del sensore, non ho l'esigenza di avere un sensore più denso e io direi anche più performante, però di fatto qui dentro c'è un sensore Sony e Sony sta dismettendo il sensore 24 mm, quindi io mi aspetto sicuramente un qualche cosa di differente. Ora era una premessa che dovevo fare e che ho dimenticato, però la faccio ora. Allora è chiaro che nessuno sa niente, quindi io non so date, non ipotizzo niente, cioè è solamente un mio desiderio, al di là del tempo e delle notizie che posso o non posso avere e che non ho nella realtà, ma mi piace ragionare su questi fatti perché sono fatti strategici, quindi mi piace ragionare su questo. Quindi io non so date, non so se ci sarà una GR4, però posso ipotizzare che ci sia un sensore differente e tipo potrebbe essere sempre un APS e sempre un sensore Sony, quindi io ipotizzo il 26 megapixel. Dico questa cosa e però voglio ragionare anche su azioni e contromosse che hanno fatto poi i competitors. Noi avevamo 28 mm questo, poi la Ricoh ragiona su una 40 mm che è andata molto bene, è stata acquistata da molti perché è un po' più lunga, e subito dopo Leica, a dimostrazione del vantaggio di occupare quel segmento, poi la Leica Q3 43 mm, quindi qualche cosa di molto simile. E questa cosa secondo me la dice lunga su come Ricoh vede, guarda lontano. E allora io comincio ad ipotizzare 28 mm equivalenti, 28 mm, 40 mm e perché no qualche cosa di più aperto, quindi qualche cosa che vada dal 20, 21, 22, 23, 24, cioè qualche cosa che possa già essere orientato senza dover usare una 28 mm con l'adattatore che magari potrebbe creare delle distorsioni. Quindi io ipotizzo, oltre alla 28 e alla 40, un'altra focale più aperta che è appunto quella con un angolo maggiore che è più
corretto dirlo, che è quella poi di un 20/24 mm. E poi un ragionamento sull'HDF. L'HDF costringe moltissimo a un determinato stile che si può ottenere solamente con le lenti HDF, e quindi esiste questa declinazione delle attuali Ricoh GR3, sia la liscia che la X, verso il filtro HDF. Tolgono in sostanza il filtro ND, che è molto comodo quando si sta in strada, perché così allunghiamo i tempi e possiamo anche giocare con i mossi creativi, per inserire il filtro HDF. Io ho l'impressione che questo giocare sulle variabili creative, in particolar modo su quella del monocromatico, potrebbe essere un qualche cosa che stia funzionando bene anche per altri brand, e che quindi come Q2 monochrome ci sia a questo punto anche, ci potrebbe essere anche una Ricoh monochrome. Del resto, stesso sensore senza filtro Bayer, vuol dire che io sostanzialmente ho un monocromatico nativo declinabile poi sulle tre focali, che potrebbero essere 20, 24, 28 e poi 40 mm. Questa cosa la renderebbe una macchina speciale, perché quando io non utilizzo il filtro Bayer per ottenere il colore, ho quasi tre stop in più di vantaggio, e questa cosa su una macchina dal costo molto limitato, come in effetti sono 1.000 euro, quindi sono abbordabili, ci darebbe un qualcosina, secondo me, dal punto di vista del mercato, di veramente unico, utilizzabile molto, performante ancora di più di quella attuale, che comunque regge bene gli ISO, ha un file di qualità, produce un file di qualità. Però secondo me la gamma si completerebbe in questa maniera, e sono convinto che moltissimi la andrebbero a prendere. Ora, sicuramente già questi sono due indicazioni che possiamo dare a Ricoh: cortesemente facciamo una macchina monocromatica e poi stendiamo una focale più aperta, perché sono belle quando abbiamo angoli ampi, abbiamo poi una possibilità di giocare di più con le geometrie, quindi secondo me sarebbe una cosa molto molto sensata. Però c'è un fatto fisico: la macchina è fatta da interfacce, e quello che in qualche maniera io soffro molto quando utilizzo questa macchina è il display tiltabile. Display tiltabile che questa macchina non ha. E secondo me è un peccato, sotto questo punto di vista si perde molto, perché nella fotografia di strada noi usiamo molte volte prese o molto alte oppure molto basse, e col display fisso, anche se viene contenuto molto il volume e il peso, questa cosa rappresenta un problema. Quindi mi piacerebbe, desidererei avere una 20 mm, 21 mm, 22 mm monocromatica con il display tiltabile e il sensore, ma non è che per questa cosa mi sposterei, 26 megapixel. Allora, se ovviamente queste sono le mie idee, parliamo di una macchina molto specializzata sia per messa a fuoco sia per esposizione, però sono i miei desideri. Ora a questo punto già partiamo con i primi commenti, cioè già possono partire per gli utilizzatori della Ricoh GR3 se ci sono degli altri desideri, oppure se condividono questi desideri, oppure se hanno delle priorità differenti. Qualsiasi cosa va bene, però inseriamolo nei commenti, così poi Ricoh passa e legge. Passiamo a questo punto ad un sensore che secondo me è perfetto. Io insisto più volte sulla questione che il soggetto in strada si stacca con i contrasti e non si stacca invece con lo sfocato, e quindi i sensori più piccoli, per chi vuole fare anche qualche cosa di un po' più sofisticato in maniera nativa e senza dover chiudere molto il diaframma, sono privilegiati, perché mantengono luce e danno profondità di campo. Questa cosa è importante, e quindi parliamo di micro 4/3, parliamo insieme di Leica, di Panasonic e di Olympus. Allora, perché le metto insieme? Perché mi aspetto una OM5 nuova, che non sia soltanto un rebrand, ma che sia qualche cosa di differente, perché magari ci potrebbero proporre qualche cosa in più. Parliamo di una macchina tropicalizzata, ma io proporrei soprattutto un prodotto misto tra Panasonic e soprattutto Leica, che sia molto molto orientato alla street e che non debba costare un rene. Cioè, dico questa cosa perché
non può essere che in casa Panasonic, Leica, mettiamole insieme, esista solamente la Q3 oppure esista una compatta. Sto parlando della valorizzazione di quel patrimonio di lenti che sono in circolazione Panaleica e che in qualche maniera potrebbero rappresentare un sistema fenomenale se aggiornato ad una, per esempio, una GX10 congiunta Panasonic e Leica, su lenti di grandissima qualità come quelle che conosciamo e soprattutto su una portabilità incredibile, su performance ottime. Perché un sensore Live MOS, perché un sensore che permette profondità di campo mantenendo la luce, quindi tutto hanno una serie di aspetti che ne fanno per me un sistema fantastico. Ora ragionavo, perché è una cosa che ho detto più volte, sull'ipotesi di mettere sulla GX9 o GX10 l'attacco jack, ma nella realtà questa cosa poi complicherebbe anche la situazione, perché le vlog camera, quindi quelle che hanno la necessità di avere attacco jack, poi richiedono un display articolato e che quindi si possa girare verso l'osservatore, quindi teniamo la camera così e si possa girare. Io invece la cosa che dico, proprio forse quella più semplice, senza andarsi a complicare, è una macchina leggermente più performante, anche in questo caso il 25 megapixel è un lusso, però un aggiornamento che ci possa far capire la volontà poi del gruppo di fatto, dal punto di vista tecnologico, di Leica e Panasonic a voler essere ancora presenti nel settore della street photography, settore emergente, macchine che oramai anche quelle di livello basso stanno salendo moltissimo di prezzo, quindi stanno aumentando di prezzo, e quindi questa potrebbe essere una soluzione anche ad un prezzo un poco più elevato rispetto a quello della GX9, però il mercato se l'aspetta e secondo me questa cosa sarebbe un bene per tutti gli utilizzatori attualmente ancora soddisfatti della GX9, ma che vogliono un aggiornamento tecnologico anche fatto di piccolissime cose. Ne abbiamo parlato tante volte su quello che desideravamo delle nuove macchine, però cosa desidero? Qual è la letterina a Babbo Natale che voglio scrivere in questo momento? È la nuova GX10. Manca poco, ce la facciamo secondo me a farla per Natale. GX10, allora oggi GX9 Mark II. È la stessa cosa un po' per Olympus, cioè secondo me dovrebbero credere in quella direzione. Parliamo di macchine che è facile da stabilizzare, che sono piccole, hanno dimensioni piccole, lenti piccole, un sistema a lenti intercambiabili che potrebbe funzionare molto bene. Allora, il terzo brand sul quale vorrei fare un ragionamento e che mi sembra sempre molto avanti è proprio la Sony. Allora, terzo brand, la Sony. Noi conosciamo la gamma Sony, che è fatta dall'RX, che è fatta dalla serie Alpha, c'è la 6007, appunto col nuovo sensore 6007. Allora, la preghiera che io vorrei fare a Sony, e questo ragionando anche su quello che ha fatto sulle vlog camera, quindi la serie ZV1 Mark II, la ZV-E10 Mark II, che sono macchine che esistevano già e sono state semplicemente ridotte in termini di funzioni e quindi scalate in termini di funzioni per un target particolare, che è quello dei videomaker, allora dei creatori di contenuti. Io utilizzo, ora sto registrando una ZV-1, quindi una macchinetta da un pollice che ha una qualità pazzesca, però non tutto il mondo va verso i video e qui dobbiamo fare un ragionamento su quello che è questo che è una cosa che complica anche la vendita di macchine fotografiche. Perché dico questo? Perché ovviamente si ha l'idea che lo smartphone possa sostituire la macchina fotografica. Nella realtà, da quella che è la mia esperienza, questi sono fenomenali sui video, ma sono un po' una frana sulla fotografia, ma non tanto per la dimensione del sensore, perché chi utilizza questi vuole una immagine pronta e quindi sparano l'HDR rovinando poi quella che è l'immagine. È vero, nuovi modelli sono sicuramente più performanti, la qualità ti lascia a bocca aperta, però c'è molta elaborazione software sul file e soprattutto chi lo fa, chi lavora ad un livello un poco più evoluto, parte invece da un file più grezzo, quindi non solo dal file RAW, ma poi trattato tipo con i profili lineari. Farò un video sui profili lineari con l'iPhone,
perché secondo me potrebbe essere molto interessante per tutti quanti, gli utilizzatori e non utilizzatori, e cerchiamo di capire un po' di più sulla qualità. Però il concetto è scalare le macchine togliendo funzioni e rendendole più utilizzabili e a prezzi più bassi rispetto a un determinato target. Operazione che è già stata fatta, è andata bene con i creatori di contenuti, quindi con la serie ZV. Perché non pensare una Sony Alpha, per esempio la 6007, scalata senza funzioni video evolute? Perché il fotografo di strada vuole fotografare, e a volte anche l'idea di dover prendere una macchina impegnativa, costosa, rappresenta un limite, e quindi poi si va su altre soluzioni. Invece secondo me targettizzare una macchina sulla quale già c'è tutto, togliendo delle funzioni video, è una cosa che Sony potrebbe tranquillamente fare, e alla fine nessuno si offenderebbe, perché chi vuole video compra la serie ZV, e chi vuole magari fare fotografia di strada prende la serie, l'invento, SV. Potrebbe andare bene, e magari, non si sa, potrebbe, una volta presa confidenza con i menu e con tutto quanto il resto, prendere e comprare sia quella e quella, e non pensare soltanto all'Alfa, perché sono due scopi, all'Alfa 6007, perché sono due scopi molto differenti tra di loro, video e fotografia. Quindi una macchina specializzata per la street photography di Sony, che non sia semplicemente una compatta, e che però sia lenti intercambiabili, ma senza funzioni video. Io in questa fase, va, perché sto ragionando su una serie di cose, sto pensando che la convergenza fra funzioni video e funzioni fotografiche molte volte potrebbe rappresentare un limite. La macchina fotografica dà una dimensione differente, quando lo usiamo siamo più fotografi rispetto a farlo con questo, non dico tanto per la qualità, ma sto ragionando proprio per il fatto di avere in mano un oggetto specialistico, e quindi su questa, sulla Ricoh GR3, non hanno inserito le funzioni video, se non proprio basiche. Secondo me una macchina con funzioni fotografiche e basta, un po' come il concetto anche della GX9, potrebbe funzionare molto molto bene, soprattutto se ha un prezzo poi giusto, ma con la possibilità di accedere poi al mercato delle lenti di Sony, che è un mercato enorme fatto anche di terze parti che hanno prodotto tantissime, che continuano a produrre per le Sony Alpha e per le Sony poi ovviamente per le Sony sia APS che full frame. Allora, detto questo, quarto brand è ancora Panasonic. Panasonic sul ragionamento che è quello di aver abbandonato un sistema realmente compatto, perché ci sono le macchine da un pollice che per carità vanno benissimo, soprattutto in un utilizzo diurno, devo dire non molto amate, specialmente le ultimissime, non molto amate non da me, ma ho notato che il mercato un po' non le comprende tantissimo, e io direi soprattutto una full frame. Infatti Panasonic è l'unico brand che poi diciamo ridondante in questa valutazione, ed è ridondante perché io divido Panasonic per micro 4 terzi rispetto a Panasonic per full frame, e infatti secondo me una full frame, cioè una macchina al pari della S9 però orientata alla street e ancora una volta scalata di quelle che sono le funzioni video che non a tutti servono, potrebbe essere molto utile. Immagino sempre quanto sia grande il mercato degli attuali utilizzatori per la street photography, e quanto sia grande invece il mercato dei creatori di contenuti, che oltre ad avere in questo uno strumento fantastico, sono magari utilizzatori di Sony oppure di altre soluzioni che possono essere più o meno specifiche per quello che fanno. Ebbene, la street photography secondo me rappresenta un target che non solo spende per le macchine fotografiche, ma di partenza già dei sistemi di lenti, e quindi inserire sul mercato nuove macchine in quella direzione dal costo giusto secondo me potrebbe essere una chiave di lettura. Io ricordo quando Canon, ripercorrendo un po' l'esperienza fatta dalla 6D, pensò alla Canon RP. Macchina eccezionale, io l'ho avuta. La Canon RP sulle funzioni video era una cippa, però per la fotografia era una macchina secondo me strutturata, una buona macchina fotografica, non professionale, molto leggera. Ebbene, mi chiedo perché non pensare
ad un sistema per la street photography meno modaiolo di quelli Leica, ma molto più orientato invece proprio al fotografo che vuole fare click, che quindi di frame rate, di tante cose non ne vuole proprio sentir parlare. Allora, è un po' lo stesso percorso logico che io faccio, strategico, diciamo, nei confronti di Sony, quindi di macchine specializzate in ambiti differenti. Però forse il sistema Panasonic, che già vede dei tentativi di ampliare il proprio mercato in altri ambiti, come è stato fatto per la S9, potrebbe essere un sistema teoricamente già pronto, perché la S9 è una macchina molto leggera, molto compatta, e c'è un aspetto interessante, quello di poter utilizzare un sensore Panasonic che oramai è ipercollaudato e di poterlo utilizzare tra le altre cose con lenti Leica. Allora, questa cosa di questo quarto brand mi piacerebbe moltissimo, ed entro poi sul quinto. Allora, io voglio fare una precisazione. Fuji. Allora, sono un po' stufo di sentire sempre le simulazioni di pellicola, perché le simulazioni di pellicola sono sicuramente una cosa che va bene, cioè può fare piacere, però l'ennesima macchina che presenta, anziché da menu, anziché da accesso rapido, l'accesso alle simulazioni di pellicola attraverso ghiere, oppure inventeranno qualcos'altro, sinceramente non è più un'innovazione come quella che ha fatto cambiare gran parte dei fotografi verso soluzioni Fuji come l'X-Trans. Quindi io mi aspetto da Fuji qualche cosa in più. Quindi è vero, belle, bellissime, però è una macchina molto marchettara, e io sono molto invece per la sostanza, cioè sono molto per il fatto che il fotografo deve fotografare e che quando supera determinati livelli, o probabilmente non li supera neanche e all'inizio, poi alla fine vuole arrivare al file RAW e il file RAW lo vuole andare a post produrre, oppure vuole usare sicuramente le simulazioni pellicola, sono perfette, va bene, però mi sembra che sul mercato già ci sia tutto quello che ci deve essere. Allora, prodotti nuovi fatti di altre soluzioni. C'era all'epoca il tentativo con l'X, con l'X70, che era una 28 mm APS. Io ho avuto l'XF10. L'X70, per esempio, è una macchina grande come la Recupero con il display tiltabile. Ok, non se ne trovano più nell'usato, macchina un po' lenta, oggi potrebbe essere molto più veloce, però non la producono perché evidentemente cannibalizzerebbe anche un prodotto interno specifico per la street come l'X100 in tutte le sue declinazioni. Questa cosa a me non piace di Fuji, che punta molto a dare plus che non sempre sono di sostanza, però ne parlo perché secondo me è giusto, dovendo rappresentare i nostri desiderata, quindi i nostri desideri, la nostra letterina di Natale, che ci sia una specifica sessione per gli amanti di Fuji e che loro mi aiutino a portare qui sul canale una macchina perfetta, cioè quello che loro desiderano che Fuji faccia per loro, per gli street photographer, nel photographers, come dicono quelli bravi, nel 2025. Allora, così si chiude questo video. Ovviamente questo è un video che si completa qui, ma che continua poi su quelli che sono i vostri commenti in tutte le direzioni. Mi fa piacere avere le vostre idee e quindi tutto quello che vedete, e poi faremo questo pacchetto e lo manderemo ai brand che magari lo leggeranno. Un abbraccio a tutti, a voi e le vostre famiglie che ci sopportano quando siamo in strada, quando usciamo da soli, quando non ci comprendono per quello che facciamo le ore davanti al computer, oppure che guardiamo i video di Francesco Verolino. Un abbraccio a tutti qui sul canale.